pagheremo, noi non pagheremo, noi non pagheremo. Oggi sono qui per protestare contro l'ennesima tassa, l'IMU su terreni agricoli, che ha messo il governo Renzi per finanziare gli 80 euro, un nuovo ladrocinio, stiamo parlando di altri 270 milioni che vengono rubati alle braccia dell'agricoltura. E che vengono purtroppo maltrattati da questo governo e in generale dallo Stato, sempre e comunque, con tasse, balzelli, complicazioni. La resa del loro lavoro è veramente bassa rispetto all'impegno che mettono tutti i giorni in uno dei lavori più duri che esista al mondo. È incredibile proprio pagare in poche parole l'affitto sulla terra nostra, dobbiamo pagare, è una cosa insostenibile, insostenibile. Le faccio un paragone, io produco uva da tavola, se il mio confinante, perché parliamo di questo, io non pago il mio confinante per un metro di altitudine paga, se il mio confinante paga mi spiega come può essere competitivo con me, lui morirà. Ma quando moriranno loro, moriremo anche noi, perché non avremo più la massa critica per affrontare i mercati. Però questa credo sia la più ignobile, perché prendersela con gente che ama il territorio, che ci lavora e che tira già difficilmente alla fine del mese col lavoro che fa, credo sia una cosa veramente da matti.